L'idea dell'iniziativa è avvenuta abbastanza così casualmente. Parlavamo di quello che sono i precetti religiosi e altre tradizioni, ciò che non si mangia in Italia, che invece viene consumato abitualmente nel resto del mondo, e abbiamo terminato col parlare appunto di quella che è tecnicamente definita l'entomofagia. I ragazzi sono dimostrati abbastanza curiosi, qualcuno avrebbe avuto voglia di provare, qualcun altro invece era più imbarazzato, e così è partito il progetto. Né io né i ragazzi abbiamo mai assaggiato niente del genere, quindi siamo tutti molto curiosi barra un po' impauriti anche. Il prezzo in generale degli insetti commestibili è piuttosto basso. La confezione che ho acquistato io per i ragazzi è una confezione che consta di, credo all'interno ci siano qualcosa tipo una settantina di grilli, 80 grilli tostati, e si aggira sui 4,55 euro. Devo dire che i ragazzi sono dimostrati molto entusiasti, non so perché, ovviamente l'assaggio è completamente volontario, non so se li assaggeranno, ma sicuramente parteciperanno all'iniziativa. L'Istituto Alberghiero di Barge, nella persona di Andrea Unia e della dottoressa Garello, che è la preside di Mondovia, dottoressa Donatella Garello, si sono dimostrati estremamente lungimiranti, estremamente aperti all'iniziativa, mi hanno dato subito il consenso, ovviamente previo l'accettazione da parte dei genitori. Altre classi hanno dimostrato curiosità, quindi non so a tuttora se sarà l'ultima volta che porterò degli insetti in classe da far assaggiare. Sono molto curioso, li assaggerò perché ovviamente ho proposto il progetto, quindi mi butterò anch'io nel lagone e vedremo un po' come andrà a finire. Spero che siano di nostro gradimento, per poi magari, non so, farne anche, metterli nei distributori automatici della scuola, non so, fare qualcosa del genere. Pensato di poter consumare dei grilli, anche perché sinceramente io, avendo un po' la fobia degli insetti, mi sono trovato leggermente in difficoltà. Non aveva un gusto cattivo ma neanche buono, diciamo era neutro. Pensavo fosse più molli, magari molliccio o qualcosa di non molto consistente, invece poi alla fine erano abbastanza buoni, dai. Dopo averlo mangiato mi sentivo un po' male, cioè avevo una sensazione più o meno di vomito quasi. Mi aspettavo un sapore terroso. Poi dopo che li ho assaggiati, in effetti hanno un buon sapore, soprattutto perché hanno le spezie sopra, quindi il gusto del grillo non lo senti tanto e sono croccanti. Sinceramente non pensavo che avessero un gusto così buono. Assomigliavano a dei gamberi nel fritto misto di pesce. Non mi è piaciuto perché anche la sensazione di mettere un grillo in bocca e di masticarlo non mi è piaciuta molto. E se dovessi pensare a un piatto della tradizione da abbinare ai grilli che hai appena assaggiato, quale sceglieresti? Io li metterei su una pizza. Secondo me andrebbe bene con la bagna cauda, che è più tradizionale. Nel fritto misto di pesce. No, o con il ketchup. Oppure con l'insalata. Ma io due grilli al bagnetto verde li mangerei volentieri. Secondo me qualsiasi piatto andrebbe bene. Abbinare i grilli a piatti della tradizione è un po' difficile, però sicuramente potrebbero andare bene come aperitivo, serviti magari con un buon vino spumante, o addirittura potrebbero sostituire il piatto forte, la carne, per il loro alto contenuto di proteine e essere accompagnati da delle verdure. Un'iniziativa che ha suscitato molto interesse tra i nostri allievi, e non solo tra i nostri allievi, anche tra i nostri docenti. Un'iniziativa che comunque ha dato risalto a una tipologia di dieta che quasi 2 miliardi di persone al mondo adottano già da parecchio tempo, soprattutto in Sud America, soprattutto in Cina ed in Indonesia, dove nutrirsi con gli insetti è una cosa abituale, usuale. Ho dei progetti anche internazionali. A novembre e dicembre i nostri allievi sono recati in Perù e sono recati in Argentina, proprio per conoscere anche la cucina che arriva dall'altra parte del mondo. Naturalmente poi aderiamo ad altri progetti più consoni, più tipici delle scuole, come l'Erasmus Plus, dove dei nostri allievi, sia di cucina che di sala che di ricevimento, stanno partecipando in diversi paesi europei, la Spagna, Malta, Germania.